sono stato e sarò sempre un rugbista. 106 presenze in nazionale, 11 edizioni delle Sei Nazioni e 5 Coppe del Mondo. E l'ho sempre fatto con divertimento e dedizione. Mi rendo conto che ho sempre vissuto per lei e per quello che rappresenta. Ho lottato per lei. L'ho cercata. Sono andato a prendermela là dove pochi sono arrivati. Cercando i miei compagni e contando su di loro per dare insieme il meglio di noi. Oggi questa palla voglio passarla a voi. Oggi il mio campo è ancora più grande e dentro ci siete anche voi. Con tutto ciò che sono e che faccio, voglio portare le persone che incontro a dare il meglio di se stesse. Passiamo all'azione. Giochiamo insieme. Andiamo a fare la differenza. Cosa ha fatto di me quello che sono diventato? Come sono diventato quel Mauro Bergamasco? E soprattutto attraverso quali processi? E con l'aiuto di chi? Queste sono domande che io mi pongo spesso e forse ve le siete fatte anche voi qualche volta. Eccomi qui a 37 anni a chiedermi cosa ha dato forma alla mia vita. Buddha dice che siamo figli di infinite cause e allora se questo fosse vero non ci sarebbe bisogno di cercare dei perché, le ragioni. Allora io oggi non voglio cercare i perché, voglio farmi delle domande. E tra tutte le domande che mi vengono in mente forse è: Mauro, sei veramente divertito? Sei veramente soddisfatto? Sì, ho fatto tutto quello che potevo, l'ho fatto sempre al massimo e soprattutto non mi sono mai accontentato di essere presente. Quando ho potuto, ho fatto di tutto per essere un protagonista. Allora la domanda successiva potrebbe essere: potevi far di più? Ho iniziato a giocare a 5 anni e ho finito l'ottobre scorso la mia 5ª Coppa del Mondo. Potevo chiedermi di più, sinceramente. E allora mi chiedo, forse ho avuto dei doni, ho avuto fortuna. Ora, fortuna sì. Io e mio fratello siamo nati da due genitori che ci hanno cresciuti nello spirito dello sport di squadra. Mio papà Arturo ha giocato a rugby da sempre, ha giocato anche in nazionale e quando ha smesso ha cominciato ad allenare e a educare centinaia di ragazzi e ragazze in un piccolo club della provincia di Padova. Mia mamma invece giocava a basket, un pallone tondo, e quando ha smesso di giocare è diventata la nostra mamma. Allora, se io riavvolgo il nastro, all'inizio di questo nastro vedo mio padre. Avevo più o meno 5 anni e mio padre tornava a casa dal lavoro, mi metteva dentro il sacco dell'allenamento e mi ci portava. Allora io arrivavo, avevo 5 anni, vedevo tutti questi ragazzi, era un under 11 che lui allenava, avevano tutti quanti 9-10 anni, quindi ben più grandi di me. E questi correvano, si placcavano, si passavano la palla, correvano. Io piccolino cercavo di stargli dietro, avevo 5 anni, facevo una fatica bestia. E insomma, alla fine dell'allenamento, mio papà ci divideva in 2 squadrette e dava la palla l'uno all'altro, la dava spesso ai più timidi, perché, ovviamente per farli entrare nel gioco. Prima o dopo la dava a tutti. E allora, però a me, io lo aspettavo, ero lì che l'aspettavo, era mio papà, ho detto, prima o poi me la darà sta palla, no? Me la darà. Ero sempre lì e correvo dappertutto, andavo dietro questa palla e lui ce l'ha in mano, io sono lì e non me la passa. Non me la passava mai. E quando dico mai, è mai, ok? Proprio è mai passata. Allora, nel rugby non si protesta, nel rugby si gioca, si pensa sempre a giocare. Però un giorno, insomma, avevo 5 anni, La pazienza è un limite. E allora un giorno, papà, me la dai sta palla? E lui mi guarda, mi dice, vuoi la palla? Vattela a prendere, nessuno ti regala mai niente. Crisi. Sono rimasto bloccato. C'è mio papà,
che a casa, sempre mia mamma, mi ha sempre seguito, mi ha sempre visto, mi ha seguito nella crescita, adesso mi dice vattela a prendere, nessuno ti regala mai niente. Insomma, in quel momento lì avrei potuto urlare, gridare, piangere, strappare i capelli, manipolare mio padre, la faccina d'angelo, e papà, passami sta palla. E invece, per fortuna, non so per quale motivo, questa cosa non è successa. Tempo di svegliare, tempo di una smorfia, i miei compagni, il pallone, mio padre, erano dalla parte opposta del campo. Allora la mia testa non ha tempo di pensare, le mie gambe si mettono in moto, mi portano lì da quella palla. Quella palla per andarla a conquistare. E correndo, capisco quello che lui voleva che io facessi. Lui voleva che quella palla me la conquistassi da solo. E allora mi stava dando una direzione, mi stava dando un obiettivo su cui credere. Poi successivamente ho capito anche che avevo imparato il sacrificio. Il sacrificio inteso come rendere sacro il gesto che sto facendo. Sacro perché ha un senso, sacro perché ha una direzione. E qualche volta questa direzione diventa molto più grande di noi stessi. Una direzione per arrivare a un obiettivo. Allora se io riavvolgo il nastro della mia vita, più o meno negli ultimi 15 anni della mia carriera, io ho scritto un diario. Prima di ogni partita scrivevo un diario per concentrarmi. Alcuni ascoltano la musica, altri chiamano la fidanzata, alcuni giocano col telefonino, altri leggono. Vabbè, io scrivevo. E scrivevo tutti quelli che erano i miei dubbi, tutte le parti tecniche, le informazioni di cui avevo bisogno. E cominciavo col chiedermi come sto. Stamattina mi sono svegliato, sto bene fisicamente, non ho dolori, mi sento pronto. E poi come mi sentivo, come mi sento? Mentalmente sono preparato, sono energico, la settimana mi è servita e sono pronto ad affrontare la prossima battaglia. E poi mi chiedevo cosa faccio oggi? Cosa posso fare oggi per dare il mio meglio? E allora questa domanda mi ha seguito fino a qui. E allora mi chiedo come posso essere veramente utile agli altri? Come posso aiutarli? Allora sicuramente non sono quello che inventa le teorie dello spazio, assolutamente no. Non sono quello che inventa le app del telefonino, non ne sono capace. Una cosa so. So come lo sport ha saputo crescermi e so come cosa le persone hanno fatto per aiutarmi a crescere. Allora io questo, rifacendomi la domanda, come posso essere veramente utile agli altri e continuando a dare agli altri quello che io ho ricevuto fino ad oggi, che per me ha un valore enorme e che mi ha dato anche dei risultati importanti. Riavvolgendo il nastro, 7 anni fa più o meno, con 5 amici, 5 professionisti, abbiamo dato vita al campus Rugby Mauro Bergamasco. È un campus che porta il mio nome. E è un campus nel quale ogni anno per 2 settimane si incontrano 200 ragazzi e ragazze con l'obiettivo di crescere giocando. È un modello formativo, è diventato un modello formativo. E allora l'unico concetto che avevamo ben chiaro, è un concetto su cui eravamo allineati, era chiaro e ovviamente molto semplice, era che i bambini devono prima essere educati da educatori che sappiano insegnare le regole con amore e poi possono essere allenati da allenatori. Se riavvolgo il nastro è un po' come è successo a me. Io da piccolo sono stato educato, mi hanno insegnato dei principi dagli educatori. Poi sono cresciuto, ho imparato quello che mi hanno insegnato, quello che mi è piaciuto, ho preso quello che volevo. Sono cresciuto e poi mi sono fatto allenare dagli allenatori, da tecnici, anche internazionali. E vi assicuro che alcuni erano anche atroci. Atroci perché per loro bastava che io fossi una macchina da risultato per la domenica. Però questo poco importava, perché quel sorriso, quello sguardo di amore e passione io l'avevo già interiorizzato prima. Allora, riavvolgendo il nastro della mia vita, come quello sguardo di amore e passione ha aiutato me, mi ha aiutato a passare alcuni momenti particolari della mia vita, voglio raccontarvi la storia di un ragazzino, lo chiameremo Tommy oggi, un ragazzino che ha partecipato al mio campus. E forse quello sguardo l'ha aiutato anche a fare quel passo nella sua vita. Tommy ha 9 anni e arriva al primo giorno della prima edizione del mio campus. Allora lo osserviamo
ci balza all'occhio che lui non riesce a rapportarci con i suoi compagni, non riesce a fare amicizia, fa fatica a interagire con loro, invece è sempre in mezzo ai piedi nostri, è sempre in mezzo ai piedi, e noi parliamo di cose da adulti perché dobbiamo organizzare un campus, abbiamo la responsabilità di questo campus, e lui è sempre lì, poi si mette anche in mezzo ai discorsi e parla da adulto, è impostato. Allora lì abbiamo detto, questo è da tenere d'occhio. Ci siamo detti, forse questa settimana qua lo teniamo un po' d'occhio perché vediamo come possiamo aiutarlo. È lui che ci ha aiutato il giorno dopo. Arriva la mattina alle 7, uno dei suoi accompagnatori del gruppo, e mi dice, Mauro, tranquillo, lo porto io domani mattina alla stazione, Tommy. Alla stazione a fare cosa? Siamo al campeggio. Perché lui, insomma, la madre ha avuto un lutto di una amica, sai, lui è l'unica persona che può starle vicino. Allora mi ha detto anche che Michela, che è la responsabile del settore formativo educativo, gli ha dato il benestare perché, in accordo con la madre, io cado dalle nuvole. Ho detto, ma da dove viene questa storia? Allora chiedo a Michela, Michela, mi puoi dire qualcosa di questa storia? E mi dice, guarda, non ne so niente, cado dal pero anch'io. Allora lì, Michela, abbiamo un problema. Abbiamo un problema serio. Io ci provo. Allora mi metto lì, la giornata prosegue, mi metto lì e lo osservo. Lo osservo, lo guardo e lo vedo. Lo vedo, soprattutto vedo e riconosco le sue buone intenzioni, perché aveva delle buonissime intenzioni questo ragazzo. Tommy aveva delle buonissime intenzioni. Lui voleva partecipare alle attività, lui voleva essere visto, voleva essere, insomma, qualcuno del gruppo. Voleva essere leader. Però un leader strano, un leader che vuole comandare. Allora lì forse ho capito che era il modo con cui lui voleva realizzare le sue buone intenzioni che gli dava il problema, che gli creava il problema e che lo rendeva anche antipatico ai suoi compagni. Allora ho detto, ci provo. Allora l'ho chiamato, Tommy, vieni, devi darmi una mano. Questa è la palla, insomma, dobbiamo organizzare degli esercizi da spiegare domani ai tuoi compagni. Dobbiamo farli, dobbiamo riprovarli, perché domani mi devi aiutare, devi essere il mio assistente. E lui si impegna, prende la responsabilità, lavoriamo, fatichiamo. Dal giorno dopo non ho più sentito parlare di dover ripartire. Lui si stava già integrando in quel contesto. Allora, tornando indietro col nastro della mia vita, è un po' come è successo a me quella volta, quando mio padre mi dice, vuoi la palla? Vattela a prendere. La mia testa non ha avuto tempo di pensare. Le mie gambe si sono mosse per andare a cercare quella palla, per conquistarla. Allora ho fatto la stessa cosa con lui, ho mosso le sue gambe. Ho usato le sue risorse che in quel momento erano libere e le ho incanalate in qualcosa che lui conosceva già, era il movimento. Allora, riavvolgendo ancora il nastro della mia vita, e se devo darmi una risposta a cosa ha dato veramente forma alla mia vita, allora in quel momento vedo quello sguardo di amore e passione fatto da persone appassionate che siano in grado di dare regole con amore. Vedo le testimonianze che io ho ricevuto, e grazie all'integrità anche delle persone che ho incontrato, l'integrità nel senso che erano quello che dicevano di essere, gli obiettivi che io mi sono dato, gli obiettivi mi hanno accompagnato in tutta la mia vita, insieme all'aver voglia di imparare e alla voglia di conoscere, che sono stati i miei driver per tutta quanta la vita, su cui io credo molto. E allora, se riavvolgo ancora il nastro della mia vita e voglio andare avanti, perché io voglio andare avanti, voglio continuare a dare tutto quello che io ho vissuto a tutti i bambini, o meglio, allo spirito di tutti quanti i bambini di tutte le età. Che loro abbiano 5, 10, 15, forse 30, forse anche 60. Perché, come dice Philip Roth, non si è mai troppo vecchi per farsi un'infanzia felice. Grazie. Un'ultima cosa. Io tra qualche mese diventerò padre per la prima volta. Allora...